Ciao ragazzi, bentornati qui sul mio canale di calcio. Oggi siamo qua tornati in una nuova serie che vorrei fare. Non uscirà spesso, ma qualche episodio potrebbe uscire. Perché oggi siamo qua tornati su eFootball 2023 per fare il pronostico di gameplay di Inter Bayern Monaco. Volevo fare sì anche il Napoli-Liverpool, però come ben vedete qua le squadre non sono tante, anzi. Quindi ho Manchester United, Arsenal, Atalanta, Bayern, Monza, Inter, Milan, Pisa, Roma, Lazio, Barcellona, Napoli e poi altre squadre. Spero ne aggiungano di più, non lo so. Però oggi facciamo, signori, Inter, Bayern, Monaco. Chiaramente giochiamo contro dei bot, però mettiamo la formazione reale. Dov'è Correa? Non c'è Correa, però no, non gioca Correa. C'è Onana, che mettiamo subito. Quindi una. Ah no, c'era Correa. Ok, c'è Correa, l'ho visto. Difesa con. A centrocampo non gioca Barella, in teoria. Gioca. Çalhanoğlu. Mkhitaryan 2. Non c'è Mkhitaryan, però Ame. Di qua dovrebbe giocare. Cosa? Come cacchio si chiama? Gudens. Ma perché alcuni non ci sono? Boh. Vabbè, allora. Lukaku non gioca, almeno mettiamo Dzeko, che gioca probabilmente, quindi Dzeko. Centrocampo difesa dovrebbe esserci D'Ambrosio al posto di Bastoni. Ah no, no, al posto di Bastoni, al posto di De Vrij. Ok. Forse non c'è Mkhitaryan. Questo. Ah no, ma questo è Salcedo. Non è Correa, no. Aslani, Darmian. Ok. Andiamo. Inter Bayern Monaco, signori. Purtroppo le formazioni non sono quelle vere, però vabbè. Si parte Inter Bayern Monaco. Non vi nego che a sto gioco non ci gioco da un botto, perché non mi piaceva molto, però adesso cioè ho provato, proverò a fare questo video, vediamo un po' come viene, poi Dumfries, Dumfries, ah, fuori gioco di Dumfries, vediamo un po' quanto era oltre. Ah, sì. Il braccio. Guard, oddio. Spero che mettano appunto il controller, che è molto meglio. C'è qua Sané, Sané, oddio, Sané. La palla per Davis, Dumfries, ancora Sané, ma è pericoloso Sané. Gagliardini non riesce a fermarlo, Sané. Dall'altra parte Dumfries, ho sbagliato la scivolata, Davis. Palla Mokko Kuman, Onana. Onana, poi usciamo. Palla al piede con subito Brozovic. Che la dà a Lautaro. Lautaro si gira. Lautaro, Lautaro. Bello il pallone per Brozovic. Brozovic per Lautaro. Lautaro per Dzeko. Dzeko dall'altra parte per Lautaro. Numero Lautaro. Tiro! Neuer. Parata. Zappastoni, niente. Se ne qui sbagliava il cross nel mucchio. Male si mangia. Il gol dell'1-0. Non capisco. Sané. Oddio Sané. Bello il recupero di Çalhanoğlu. Çalhanoğlu può anche allargare per Brozovic. Brozovic in qualche modo per Di Marco. Vantaggio di mano all'indietro. È bello comunque, forse no. Fermato Lautaro. Fermato Lautaro Martinez. Attenzione a Sané. Dove ho capito? Ah, boh, vabbè, non ho capito. Skriniar, grande intervento. Gagliardini, Çalhanoğlu. Attenzione a Sané. Onana, facile. Meglio Bayern Monaco che Inter per ora. Però anche l'Inter qualcosa comunque crea. Siamo qua Lautaro, balla palla per Brozovic. Brozovic, altra parte per Di Marco. Di Marco il cross per Dzeko. Neuer. Aro, grande palla per Dumfries. Dumfries. Dumfries, no. Che tiraccio Dumfries. Attenzione, Dumfries, errore. Dumfries, non è, doveva andare così. Lautaro! Neuer, non me l'aspettavo più che altro. Dumfries, recupera palla, potevo tirare. Non so perché ho fatto questo. Chiaramente non lo sto facendo apposta. Parata di Lautaro, cioè di Neuer su Lautaro Martinez. Partirà Barella. Calcio d'angolo, Barella. Il cross è per Dzeko. Ah, ripartono in contropiede. Müller. Müller in qualche modo. Müller. Fermato. Non ci credo. Finisce qui 0-0. Risultato che ci può anche stare. L'Inter che tiene più la palla.
No, in realtà no. Però il Bayer che riparte molto più in contropiede. Schema di gioco, purtroppo non posso far entrare alcuni giocatori, però io metterei Barella al posto di Gagliardini, che è vergognoso. Oh, come mi fa entrare? No, no, posso farlo entrare, ok. Ok, dai, primo cambio nell'Inter. Fuori Gagliardini, dentro Barella. Si riparte con il secondo tempo. Vediamo se nel Bayern Monaco invece ci saranno sostituzioni. Grande recupero di Brozovic. Lautaro, lunga per Dzeko. Dzeko. Spreca tempo. Cavolo, cavolo, è tutt'altra cosa. Dzeko in qualche modo recupera. Bella palla per Ciala. Cialanoglu. Cialanoglu prova ad appoggiare per Brozovic. Brozovic, Neuer. Non era un brutto tiro. Cavolo. San Di Marco, palla buona per Brozovic. Brozovic può anche allargare per Dumfries. Brozovic, palla buona per Dzeko. Dzeko prova a liberarsi. La deve per forza prendere indietro. Barella dall'altra parte. La parte per Di Marco, che non riesce. Che non riesce però a stoppare il pallone. Applaude l'esterno dell'Inter. Parte Skriniar. L'appoggio indietro per Onana. La spazza e viene il dubbio Onana. Per Dzeko, colpo di testa per Nicolò Barella, anzi no, Brozovic, Çalhanoğlu, palla buona per Dzeko per Lautaro, Lautaro si gira, Lautaro, palla buona per Di Marco, incredibile occasione di Di Marco, palla fuori, che gol si è magnato, rivediamo un po' qui, cioè dorme Lucas Hernandez. Là, al posto, attenzione, Upamecano, Dzeko deve appoggiare, Dzeko. Il cross nel mucchio! Lautaro Martinez! Dopo un errore del Bayern Monaco! 1-0 per l'Inter, che in questo secondo tempo stava dominando. Il Bayern Monaco non riusciva più a fare niente. Dzeko, palla messa dentro per Lautaro, che segna il gol dell'1-0. Meritato. E si riparte dall'1-0 per l'Inter. Con subito Hernandez, altro rischio, attenzione Lautaro, Lautaro per Dzeko, Dzeko, Neuer, Lautaro, incredibile, no regà non ci credo, no, incredibile, c'è cioè, Dzeko, tiro, parata, Lautaro, tiro, alto, ragazzi, non lo sto facendo apposta, se no non verrebbe divertente, incredibile raga, incredibile. Neuer. Chiaramente ragazzi sto giocando contro la CP, cioè proprio contro, cioè, sto facendo l'esibizione. Cioè, Pavard in qualche modo Di Marco l'apre per Dzeko. Sbaglia tutto. Vorrei fare un cambio intanto, quando la palla uscirà fuori farò il cambio, però sto Bayern ha due facce, cioè primo tempo molto bene, secondo schifoso. Cioè, no. Pavard recuperato da Di Marco. Lautaro si gira, la da Dumfries. Dumfries, grande controllo. Dumfries, palla buona per Çalhanoğlu. Çalhanoğlu, parete in Dzeko. Ancora Neuer. Inter che non riesce a chiudere la partita. Çalhanoğlu non riesce a recuperare il pallone. Davis. Davis. Dzeko lo pressa. Pressa anche Kimmich, che la dà dietro Hernandez. Bayern prova a fare qualcosa, ma è completamente schiacciato all'Inter. Kimmich, salta Çalhanoğlu, Kimmich, Çalhanoğlu, palla buona per Mané, fermato Mané, incredibile, sì, Müller, Musiala, rimane lì, Musiala, palla buona per Müller, Onana, Çalhanoğlu, oddio, rischio autogol, e allora Brozovic può anche mandarla via, per Lautaro, c'è anche Dzeko, l'Inter vuole chiudere. Vuole chiuderla, Dzeko, fuori, incredibile quante cose, la palla non esce più fuori, ma io nel dubbio faccio un cambio perché comunque secondo me è abbastanza necessario, anche se mancano solo 2 minuti, faccio entrare, direi, De Vrij al posto di Skriniar, per farvi riposare un po' Skriniar, cambio nell'Inter. Il secondo della partita. Manca ancora 1 minuto e mezzo. Ma il Bayern non la rinvia lunga. Ed è molto vicino alla sconfitta. Lautaro cade un po' meno. Lautaro palla per Brozovic.
per Dzeko, che la chiude Dzeko, 2-0 per l'Inter. Primo tempo abbastanza sofferto, secondo tempo dominato, ma il rischio frittata era grosso. Ne vediamo tutto. È buona per Brozovic che la dà Dzeko, 2-0 per l'Inter, che si assicura appunto di vincere questa partita su 3 punti, signori, 3 punti. Grande partita, grande partita. E nulla, ragazzi. Fatemi sapere se questi video vi piacciono. 3 ci tira 4, 8 tira. Sì, meritata la vittoria. Sebbene il Bayern faccia lo stesso palo. Pagelle, vediamo un po'. Dzeko 7,5, Lautaro 7, Brozovic 6,5, Nana 6, Sinner 6, Çalhanoğlu 6, Di Marco 6, Dumfries 6, Barella 6, Bastoni 5, Lautaro 5, Gardino 5, De Vrij. Vabbè, non sto a vedere le altre, se no. Se sprechiamo troppo tempo. Detto questo, ragazzi, ma intanto ai 20 non c'è niente, no? Eh no, i premi no. Perché vorrei fare tipo che ci fossero tutte le squadre, ma penso sia abbastanza impossibile, no? No, qui no, voglio vedere, ma penso sia abbastanza impossibile, ragazzi. Ragazzi, allora, contratto, la mia squadra, schema, gioco, Dream Team, Authentic Team, c'è solo questo, quindi non c'è molto, mi sono in negozio, altro, utenti, forza di gioco, grafica, audio, download, notifiche, gambling, sono in partita, con classico, città, cursore, resistenza, no, niente, non dovrebbe esserci niente, perché qua, il Football World, vabbè, no, non c'è niente. Detto questo, ragazzi, fatemi sapere se vorreste altri pronostici gameplay, li posso anche fare su FIFA. Detto questo, ragazzi, like, iscrizione e campanella, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, ragazzi!